Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Videochat da Stampa.it, benvenuto a Marco Alfieri che Buongiorno. eccezionalmente oggi è a Torino con noi, quindi non è in collegamento da Milano. È qua per parlare di articolo 18. Oggi c'è un altro vertice che inizierà tra poco più di un quarto d'ora a Palazzo Chigi con le parti sociali. Monti ha visto insieme alla Fornero il Presidente della Repubblica Napolitano per decidere con quale iter parlamentare si procederà. Domani in Consiglio dei Ministri non è all'ordine del giorno la riforma del lavoro, ma si pensa che possa essere trattato e possa essere definito il testo con il quale si andrà in Parlamento per cercare di ottenere un voto favorevole. Marco, una domanda prima di carattere generale. La riforma vede sia luci che ombre, come tutte le riforme, Certo. e secondo il tuo giudizio ci sono più luci o più ombre? Beh, diciamo, stando sul generale, penso che ci siano più luci, perché per la prima volta, quasi in maniera rivoluzionaria in Italia, si riforma, il mercato del lavoro o si mette mano al cantiere del mercato del lavoro dopo praticamente 42 anni, dallo Statuto dei lavoratori. Poi ci sono state ovviamente delle importanti aggiunte dal pacchetto Treu alla riforma di Marco Biagi, però diciamo il totem dell'articolo 18 e quindi tutta l'impalcatura intorno al quale si è costruito l'ultimo quarantennio di laburismo italiano in qualche modo viene messa in crisi, quindi, e viene superato. Quindi questa è sicuramente una grande innovazione. Dal punto di vista più concreto, appunto, come giustamente dicevi tu, ci sono luci ed ombre, c'è una sorta di scambio che avviene tra flessibilità in entrata e flessibilità in uscita, quindi un colpo forte e una razionalizzazione delle tipologie atipiche di contratto in entrata, quindi uno scambio, diciamo così, o meglio, una posizione più socialdemocratica che va incontro a quelle che erano le richieste del centro-sinistra, del sindacato, cioè di ridurre il precariato in ingresso e la possibilità, con una flessibilità in uscita, di permettere alle imprese di avere gioco sulla flessibilità per restare competitive. Quindi credo che sia alla fine sia una somma di luci ed ombre con un passaggio che secondo me probabilmente andrebbe un po' rivisto, e cioè nella flessibilità in uscita il fatto che non c'è una netta indicazione a favore delle imprese nel poter scegliere un indennizzo automatico nel caso di licenziamento per motivazioni economiche, rischia di ingolfare i tribunali perché si presta ad aumentare, a far esplodere i contenziosi. Quindi questo è un punto più pratico, ma credo che forse anche nel passaggio parlamentare andrà un po' rivisto, perché sennò il rischio è che si porti tutto in tribunale e, conoscendo la lentezza della giustizia italiana, si rischia Questo è anche di quello che hai partorire un scritto topolino. stamattina sul nostro giornale. Prima di entrare nel merito dei singoli aspetti di questa riforma e ovviamente per rispondere alle vostre domande, il 90% delle quali ovviamente sono sull'articolo 18, va da sé, ti facevo un'altra domanda che è questa mia sensazione che è questa. Va benissimo, il baratto tra flessibilità in entrata e flessibilità in uscita. Tra centrosinistra avvantaggiato da una parte, soddisfatto nelle richieste da una parte, e centrodestra di fatto soddisfatto nella flessibilità in uscita. Però in una fase come questa di crisi economica, diciamo, non vedo tutta questa esigenza di assumere, o perlomeno non vedo neanche tutta questa voglia, mentre invece vedo che le aziende, se sentono delle esigenze, sentono più che altro le esigenze di liberarsi. Certo. Ecco, allora, fare una riforma del genere in questa fase, con una crisi economica la cui soluzione non è alle viste, insomma, Certo. eccetera, non rischia di creare una generazione di disoccupati e basta? Beh, questo è il grande rischio, cioè il tempismo, la tempistica sulle riforme è sempre stato un annoso problema. Negli anni passati, a domanda, Tremonti rispondeva sempre questo: c'è la crisi, non si fanno le riforme. Però, come dire, rischia anche di essere una Una sorta scusa. di scusa, o comunque di buttare la palla in calcio laterale, cioè nel senso che le riforme a un certo punto vanno fatte. È vero che c'è il rischio oggi di, in qualche modo, o meglio, la tentazione di molte imprese di espellere manodopera, magari anche per assumere manodopera più qualificata, e quindi il rischio che Più persone economica.
persone over 55 possano uscire dal mercato del lavoro con una difficoltà di ricollocarsi e quindi tagliare i costi assumendo persone giovani magari con a due lire, come si dice. Però partiamo anche, secondo me, dal punto di vista attuale, cioè non è che oggi il mercato del lavoro italiano sia al ben godi, c'è un dualismo fortissimo, se si rischia di creare disoccupazione, oggi c'è un bacino di generazionale, soprattutto giovane e anche di occupazione femminile, che è molto precaria, cioè ha avuto un accesso sul mercato del lavoro con contratti davvero molto precari, molto a basso rendimento economico, e quindi questo è in qualche modo era una cosa che andava sanata. Ovviamente il rischio vero che io vedo è che essendoci pochi soldi, ci sono poche risorse da mettere sul passaggio agli ammortizzatori sociali, cioè nella possibilità che si passi dalla tutela to cure del posto fisso a un accompagnamento sulla vita professionale delle persone. Ecco, questo è l'altro nodo che probabilmente manca, ma non tanto nella volontà del governo Monti, in parte era già previsto anche dalla normativa di Biagi, ma non era mai stata completata la seconda gamba dell'assistenza e degli ammortizzatori sociali, perché mancano le risorse. Quindi questo è il grande tema. Dopodiché, chiudo, il rischio dei licenziamenti ci sarebbe in ogni caso lo stesso, perché non è che se non si riforma l'articolo 18 le imprese non tagliano, trovano altre vie, lo stiamo vedendo in questi mesi di crisi tremenda, alla fine la gente resta a casa lo stesso. Quindi in qualche modo immaginare che la legislazione o il mercato del lavoro riformato accentuino il tratto, diciamo così, di espulsione da manodopera, secondo me è un pochino ingigantire un problema che esiste già. Benissimo, partiamo con le domande, che sono ovviamente tantissime, molte sull'articolo 18. La prima parte un po' da un paradosso, te le metto insieme perché la fa Silvia, Pippo, uno che si firma dipendenti pubblici, un altro che si firma Aulin, che probabilmente è dato il periodo, ed è questa, le metto insieme. Diciamo, se il pubblico pensa che nel privato sia opportuno modificare l'articolo 18, perché le stesse norme non devono valere anche per gli statali? Questo è il grande nodo, e io voglio sperare che alla fine il governo corregga, perché c'era stato poi un qui pro quo, sembrava all'inizio che fosse estesa a tutti, almeno nella prima versione, sì. L'articolo 18 riguardasse qualsiasi lavoratore statale o privato, poi c'è stato un passo indietro, penso anche un passo indietro in qualche modo negoziale o in qualche modo tattico, che servisse un pochino da piattino da servire alla CGIL per cercare di farla tornare al tavolo e eventualmente firmare questo accordo. Però è ovvio che questa è un'iniquità fortissima, cioè nel momento in cui si chiedono sacrifici c'è davvero un cambio di paradigma, si va verso un'economia più flessibile perché i mercati lo richiedono, e i sacrifici devono essere fatti da tutti, quindi se l'articolo 18 viene modificato per i lavoratori dipendenti privati, ovviamente deve valere anche per i pubblici, ma è una questione di equità. Anche per dipendenti di imprese con meno di 15 addetti, quindi insomma. Esattamente. Passiamo a una domanda che è simile, che collega l'economia alla politica, ed è Francesco, vorrei sapere qual è la linea sull'economia e sul lavoro del PD, quella di Fassino o quella di Chino, Letta, Boce, Fioroni? Questo è il grande non detto del maggior partito del centro-sinistra. Oggi il punto di caduta è sull'articolo 18, come peraltro era abbastanza prevedibile, ma su tanti temi di politica economica il partito è spaccato non da oggi, con Bersani in mezzo a mediare appunto tra l'anima più laburista, più liberal, incarnata da Stefano Fassina, ma non solo, che ha poi il radicamento forte dentro la CGIL, e l'ala più, diciamo, centrista e liberale di Enrico Letta. Il punto di caduta oggi lo si vede sull'articolo 18, ma in qualche modo era iscritto nel codice genetico di questo governo. Questo è un governo che sta in qualche modo riconfigurando tutto il quadro politico su tematiche, diciamo, più legate, non so, alla giustizia, per esempio nel centrodestra, o di alleanza con la Lega che è andata a rompersi, e sui temi del lavoro ovviamente dentro centrosinistra. Non vedo la via d'uscita, francamente, perché penso che Monti ovviamente non sia nelle condizioni di fare un passo indietro sull'articolo 18, e quindi la vera vittima di questa riforma rischia di essere politicamente il PD, che andrà, se non a spaccarsi, quantomeno a un ultimo appello elettorale, perché poi incideranno anche le amministrative, per capire cosa farà, se rimarrà la foto di Vasto, cioè con Vendola, l'alleanza con Vendola di Peto, oppure la famosa foto fortuita scattata o furtiva scattata da Casini,
che vede, diciamo così, una corsa più al centro. Ma io banalmente penso che nel 2013 non ci sarà più questa stessa offerta No, politica assolutamente. e quindi la prima cosa che dovrebbe fare il PD è quella di convocare un congresso nel quale si decide una linea, dopodiché chi non ci sta o si accetta comunque Certo. vuole la maggioranza oppure piglia e se ne va. Credo che alla fine si spaccherà. Comunque, torniamo invece all'articolo 18, perché voi sapete che l'articolo 18 viene modificato, non si può licenziare per motivi discriminatori, il giudice può decidere nei casi di licenziamenti disciplinari se reintegrare o lasciare che il datore di lavoro paghi un indennizzo al lavoratore, e poi ci sono i motivi economici. Questo è un po' il succo del problema, perché nel caso in cui una persona venga licenziata per motivi economici, che vanno tutti chiariti intanto quali sono, non abbiamo ancora i testi, quindi non si capisce bene cosa siano, il giudice può decidere se o accettare il volere del datore di lavoro oppure imporre un indennizzo sempre al datore di lavoro che arriva molto alto, perché arriva fino a 27 mesi, ma il giudice non può più imporre il reintegro. Questa è la differenza Certo. rispetto al modello tedesco di cui tutti parlavano fino alla settimana scorsa e che sembrava un po' il punto d'accordo. Ora, siccome siamo più cioè c'è uno strappo ulteriore rispetto al modello tedesco, secondo te questo che cos'è? Cioè è tattica perché poi dopo Monti tornerà indietro, si passerà al modello tedesco e siamo tutti contenti e facciamo tutte le cose fatte insieme? Oppure Monti ci ha provato perché visto che la CGIL non ci stava ha detto allora a questo punto tiro, visto che comunque sia CISL e UIL hanno votato Certo. e gli piace questa riforma? Ma no, io credo che Monti abbia l'interesse, ma anche la necessità di dimostrare ai mercati internazionali, all'Europa, di aver fatto dopo una riforma delle pensioni molto, molto, molto robusta, molto anche rivoluzionaria in qualche modo, che ci porta addirittura al vertice dell'Europa quanto alla sostenibilità dell'impianto previdenziale, avesse la necessità anche di dare un segnale forte sul mercato del lavoro. E nel momento in cui ha capito che la CGIL era in qualche modo sotto scacco interno della FIOM, ha deciso di tirare avanti su una versione un pochino più robusta e più radicale della riforma dell'articolo 18. E la necessità di Monti è proprio quella di, se mi passi il termine, di fare un po' il piazzista di alto livello del marchio Italia. Cioè lui deve andare sui mercati internazionali, adesso partirà per un viaggio importante in Oriente, Corea del Sud, Giappone e Cina, per dimostrare che nel paese c'è stata una discontinuità. Il paese è cambiato, l'habitat economico è molto più, diciamo così, ricettivo a potenziali investimenti, perché non avendo risorse interne da spendere c'è la necessità di essere attrattivo verso gli investimenti esteri. Quindi tutte queste Questi tasselli fanno parte di un mosaico teso a dimostrare che il paese dal punto di vista economico è cambiato. E quindi nel momento in cui il traccheggio con la CGIL, con la FIOM, rischiava di impaludare tutto, credo che la sua scelta sia stata quella di alzare il livello e quindi scontro per scontro arrivare a una riforma più muscolare. Però, se me lo permetti, qui c'è poi ancora un punto. Che come dicevo prima, che andrebbe probabilmente corretto, perché questo meccanismo di licenziamento economico, che è un po' una versione in salsa italiana del modello tedesco, non ripara, diciamo così, il perimetro in campo da ricorrere alla magistratura. Certo. Quindi il rischio è che, nonostante questo strappo, poi alla fine la rivoluzione venga molto attutita dal fatto che tutte le problematiche vadano a finire appunto davanti a un giudice, e quindi il rischio che vedremo, magari anche fortunatamente, vedremo pochi licenziamenti paradossalmente. Ultima domanda, è un po' provocatoria, di Pippo che dice: bene, ora possiamo dire alla comunità europea e agli investitori che la prossima mossa sarà l'abolizione dello stipendio, così gli investitori stranieri, cinesi compresi, torneranno in Italia. Alfano non comprende perché il mondo del lavoro protesta. Allo stipendio che si prende dalle tasche italiane, evidentemente non si applica l'articolo 18. Ma allora, è ovvio che questo è un tema dirimente, un tema che tocca la sensibilità e anche probabilmente il portafoglio e diciamo, la storia professionale di milioni di persone. Mi ha colpito prima la CEI, che ha fatto una dichiarazione importante in questo senso, ha detto che il lavoratore non è una merce, attenzione, perché la riforma può causare davvero problemi, può creare paura addirittura. Quindi stiamo parlando di tematiche sensibili, quindi massimo rispetto per tutte le posizioni.
Dopodiché, però, attenzione anche a immaginare che l'articolo 18 sia un feticcio intoccabile. In molti altri paesi, ogni paese ha una sua legislazione sul lavoro diversa, e io non mi sento di dire che un paese che ha l'articolo 18 rispetto a un altro che non ce l'ha ha maggiori tutele rispetto ad altri, anche perché nel mondo perfetto ovviamente è giusto la protezione del lavoro, ma siccome è un mondo questo completamente in vorticoso cambiamento, non è che mantenere i diritti, diciamo, perfetti dal punto di vista del legislativo ti ripara o ti scherma da crisi industriali, disoccupazioni. Cioè, noi lo vediamo tutti i giorni, al Ministero dello Sviluppo Economico ci sono aperte 300 crisi industriali e l'articolo 18 è ancora lì intatto che nessuno ha toccato. Quindi attenzione a scambiare l'idea di un diritto perfetto con il fatto che l'economia reale possa essere messa al riparo dalla globalizzazione e dalla concorrenza internazionale. Bene, io ringrazio moltissimo Marco Alfieri. Grazie. Siamo in ritardo, inizia il vertice, vedremo se ci saranno novità del vertice, vedremo soprattutto domani come verranno scritti i testi. Noi ci troveremo nelle prossime ore, da domani in poi, per commentare questa riforma del mercato del lavoro e capire se diventerà effettivamente riforma oppure se sul lavoro Monti avrà dei problemi tali che dovrà fare marcia indietro. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie.